Tempo strappato alla famiglia e agli hobby, ma la voglia di cantare è troppo forte. La corale di Gessate nel Milanese. Apri bene. C'è solo un po' di tartaro qua sotto. E poi dovremo sistemare questa otturazione. C'è chi tutto il giorno è alle prese con impianti e otturazioni, trapani e pinze, gli attrezzi di lavoro. Chi passa 8 ore filate a battere scontrini, controllare prezzi, sistemare scaffali in un grande supermercato. E anche la borsa. E ancora chi studia planimetrie, armato di squadre e righelli, firma progetti, sovrintende ai lavori di cantiere. Dentista, okay. Cassiera, geometra, le loro professioni. In comune una sola grande passione, la musica e il canto, praticate per diletto ma con grande determinazione. Non si andrà col 4. Domine Gesù Cristo, Giampara. Partiamo Emilio per favore. Quattro ore di prove, 2 volte alla settimana, 10 mesi all'anno, e la corale intitolata ai Santi Pietro e Paolo, dal nome della parrocchia che li ospita per le prove, è un concerto ogni anno ad autunno a Gessate, centro al confine tra le province di Milano e Bergamo. Il mio motto nella vita è sempre stato ad eccelsa tento, per cui sempre al meglio, sempre al massimo, puntare a 100 per ottenere almeno 95. Con loro riusciamo a essere una bellissima compagine di coristi, chiamiamoli pure dilettanti se vogliamo, ma nel verso giusto del diletto, cum diletto, con piacere, si arrivano a fare delle opere molto molto importanti. Abbiamo lavorato con autori Haydn, Handel, cose veramente veramente difficili a volte per un coro così, che però con la caparbietà e con la voglia di fare arrivano senza problemi. Caparbietà, studio, applicazione sono i segreti della corale, nata quasi per scherzo, oramai quasi 25 anni fa, con l'idea di celebrare una messa cantata per Natale. Da allora ha fatto passi da gigante. Tra bassi, tenori, soprani e contralti, in tutto sono ora 80 elementi, alcuni appena ventenni, altri un po' più attempati. Oramai strutturato il repertorio, spazia da Mozart a Puccini, da Vivaldi a Perosi, di cui hanno eseguito il Magnificat prima e la trilogia della Passione di Cristo secondo San Marco poi. Musica sacra ma non solo, che la passione e la voglia di perfezionarsi continuamente li portano a cantare persino sotto la doccia. Non solo sotto la doccia, magari qualche volta mi sente anche qualche vicino, ma non gli fa altro che piacere quando mi ascoltano. È una cosa bellissima. Proprio quello che ti trasmette la musica quando canti è bellissimo. Ogni concerto che facciamo è emozionante. Il primo lo è stato più di tutti. Ero veramente terrorizzata, pensavo di non farcela, perché comunque le cose da imparare sono molte. E io che arrivavo da poco pensavo proprio di non farcela. Sicuramente è stato il momento più duro e più emozionante. Suonavo l'organo, quindi da lì è stato facile muovere i primi passi, raggruppando dei ragazzi appassionati di canto, ma la cosa è nata proprio perché uno ce l'ha dentro. La passione è stata supportata sicuramente da grande sacrificio, perché per arrivare a fare, a proporre brani musicali di una certa qualità, non si inventa niente, bisogna lavorare 2 sere alla settimana, quindi è un impegno decisamente importante che però dà una grandissima soddisfazione. E le armonie musicali ti danno quel brivido che solo personalmente, solo l'armonia musicale mi può dare. A supportarli alcuni amici di vecchia data, tutti di Gessate, dal gruppo denominato non a caso Buona Volontà, capitanato dal falegname del paese che con altri 20 monta e smonta i palchi a ogni concerto, al titolare di un'azienda di arti grafiche che stampa gratis i programmi di corale e orchestra e ne cura l'immagine. Così sono andati lontano. 2 chicche su tutte, l'esibizione alla Concert House di Vienna e quella in Vaticano, in Sala Nervi, davanti a Papa Wojtyła e ad altre 10.000 persone. Il sogno nel cassetto ora è anche una sfida, eseguire al meglio il Requiem di Mozart. Lo studiano da 2 anni e sarà il pezzo forte per festeggiare l'anno prossimo i primi 5 lustri di vita della corale San Pietro e Paolo. Lo fanno per loro, nessuna brama di fama o notorietà, giurano tutti. Anche Giusy, soprano, lungi da lei seguire le orme della sua ex collega e omonima, Giusy Ferreri.
Sono due tipi di musica completamente diversi, mi fa piacere per la mia collega, ma comunque insomma a me va bene anche così, non ha importanza la pubblicità, la notorietà, non fa niente, va bene comunque così nell'ambito della mia famiglia, dei miei amici e tutti quelli che ci ascoltano. Il direttore artistico ha proposto che andate tutti a cena, offerta da lui perché siete stati bravi.